vertice anti-ISIS di Londra ha deciso di essere riparato. Gentiloni ieri ha lanciato un allarme preoccupante. Attenzione che nel flusso di immigrati che arrivano sulle coste italiane potrebbero esserci molti terroristi. Insomma, nella massa di disperati si potrebbe infiltrare qualche terrorista. Poi, dopo, ha fatto qualche passo indietro perché la paura era che uno, come dire, soccombesse davanti all'equazione immigrazione uguale terrorismo, e ha detto però l'immigrazione non c'entra nulla, però è evidente che qualcuno può approfittare. Quanto dobbiamo essere preoccupati? Lo chiediamo a Daniele Scalea, che è direttore dell'Istituto Alti Studi di Geopolitica. Le nostre coste sono meta preferita degli scafisti che vengono soprattutto dalle coste della Libia. All'interno di questi barconi giganteschi, i commercianti di carne umana mettono, stipano disgraziati che vengono dalle zone calde del mondo, Iraq e Siria soprattutto, ma anche dalla Libia, dagli stessi stati subsahariani. Insomma, all'interno di questa massa composita di disperati ci potrebbe essere anche qualche terrorista. Ci potrebbe essere qualche potenziale terrorista, nel senso che il legame che c'è tra l'immigrazione e il terrorismo è quello che c'è tra l'immigrazione e l'immigrato di seconda generazione che può diventare terrorista, che poi quello è il prototipo di chi compie attentati in Italia, o l'immigrato che successivamente diviene arruolatore per chi va a combattere in Siria. Non c'è un legame così diretto. Se Al-Qaeda dovesse infiltrare qualcuno appositamente per un attentato, sicuramente non lo farebbe tramite un mezzo così rischioso come un barcone di immigrati. Certo, questo dovrebbe comunque far ripensare la natura di Frontex, che al momento è prevalentemente di pattugliamento delle coste. Sì, poi il senso di quello che ha detto Gentiloni, lui ha dato un doppio messaggio, uno in Italia, che è quello che si inserisce nel dibattito politico, e uno in Europa, che il collegamento immigrazione e terrorismo non serve tanto perché ci sia effettivamente questo collegamento, quanto per riportare al centro del dibattito l'immigrazione, che è un problema che colpisce soprattutto l'Italia, un problema su cui il resto dell'Europa ci ha lasciati un po' soli a occuparci di questo. Frontex, con la nuova missione Triton, che coinvolge tutti i paesi di Schengen, fa meno di quello che faceva solo l'Italia con Mare Mare Nostrum. Nostrum. L'arresto del cittadino albanese arrestato all'aeroporto di Catania, che aveva con sé una pendrive, una pennetta, insomma, di quello dove si mettono i dati del computer, all'interno della quale c'erano fotografie che lo ritraevano con un Kalashnikov in mano, lascia intendere che la prima azione contro il terrorismo è un'azione di controllo un po' distante, cioè non di polizia, ma di investigazione, cosa sulla quale noi siamo abbastanza attrezzati. Adesso abbiamo visto questo, diversi interventi, diversi arresti, talvolta anche per casi al limite del dubbio. Penso allo studente di Pisa, che forse è più il caso non di un aspirante terrorista, ma di una persona per certi versi un po' disturbata. Sì, invece, Però effettivamente. dipende da chiaramente l'emergenza creata a Parigi, quindi anche la volontà di rassicurare un po' la popolazione, dimostrando che le forze dell'ordine e i servizi di sicurezza ci sono e sono attivi su questo fronte. Passiamo ad altri argomenti, di Passiamo politica all'altro argomento. interna, politica italiana, scontro sulla legge elettorale. Vabbè, questo era prevedibile, ma per quanto riguarda allora il nome che dovrà poi uscire, i nomi su cui si dovrà ragionare per la scelta del Presidente della Repubblica? Secondo me sono ancora in alto mare, anche perché tutte le forze politiche non hanno ancora raggiunto un accordo per fare il quick fix, cioè l'elezione rapida al primo tentativo. Adesso siamo ancora nella fase della tattica, anzi della pre-tattica, abbiamo ancora la squadra degli spogliatoi. E Renzi ha promesso un nome per il 29, il giorno dell'inizio delle elezioni. Chiaramente non sarà il nome definitivo. Si comincerà a vedere la verità solamente dopo la seconda votazione. Nicola, tu credi che si arriverà all'elezione del capo dello Stato alla quarta votazione, così come aveva vaticinato il Presidente del Consiglio? C'è qualche buona possibilità perché i due partiti principali, cioè Forza Italia e PD, sono oggettivamente spaccati al loro interno, ma le due maggioranze dei due partiti insieme hanno il numero sufficiente per farlo. Quindi se c'è un nome forte alla quarta, sì. Però tra pochi giorni ci sono Infatti, le elezioni in Grecia e Tsipras, già canta vittoria, anche se insomma, le elezioni sono tutte da svolgere, perché c'è questo forte sentimento anti-europeista, o perlomeno contro i rigori dell'Europa, soprattutto anti-tedesco, contro i rigori imposti dalla Merkel, che sono costati lacrime e sangue al popolo greco. Quindi c'è una forte probabilità che il partito di Tsipras, che rappresenta una
un po' radicale della sinistra possa vincere, che potrebbe scuotere in senso non esattamente positivo i mercati internazionali. Quanta influenza può avere l'elezione del Presidente della Repubblica Greca sulla nostra condizione? Può avere influenza nel senso che Tsipras, che più si avvicina al potere, più tende a moderarsi su certe posizioni, quindi potrebbe trovare anche un fronte comune con Renzi, con Hollande, con tutti quelli che, diciamo, senza prendere posizioni troppo critiche verso l'Unione Europea, cerchiamo comunque di smuovere un po' questa linea dell'austerità. Ma semplicemente la storia europea è piena di rivoluzionari che notte che sono arrivati al potere e si sono calmati, quindi speriamo bene. Bene, grazie a Nicola Graziani, grazie anche a Daniele Scalea. Adesso buongiorno invece a Daniele.